Ciao a tutte, benvenute in un altro mio video. Oggi è sabato, sabato 20, e mi ritrovo anche oggi a registrarvi un video sull'apertura di un uovo. Questo realmente vorrei che fosse l'ultimo, nel senso che lo faccio con piacere, però ne ho aperte già diverse e quindi vorrei non prenderne altre perché intanto ormai ci sono anche tanti canali che aprono diverse uova e quindi ormai un po' tutte le tipologie siamo riusciti a vederle un po' dappertutto. Questo video mi è stato richiesto esattamente ieri sotto il video dell'apertura dell'uovo Lind, mi è stato richiesto da Carolina Lombisani. Mi chiedeva appunto di aprire un uovo Thun. Le chiedevo appunto, perché non l'avevo mai visto, quale fosse, diciamo, dove si potesse reperire. E stamattina, manco farlo apposta, mi sono recata alla Conad per cercare un uovo in particolare per una mia cara amica. Ciao Daniela, se mi stai guardando in questo momento. Non sono riuscita a trovare l'uovo che appunto voleva lei e sono riuscita a trovare questo uovo Thun. Quindi ve lo mostro. Presumo che tu intendessi questo qui. Però prima di iniziare vi ricordo, se vi fa piacere, di iscrivervi al mio canale, di lasciarmi qualche like e di attivare anche la campanella per ricevere le notifiche e essere avvertite ogni volta che esce un mio nuovo video. Ma iniziamo subito. Spero, Carolina, che tu ti riferissi a questo qui, perché nel negozio Thun non ho visto uova, o perlomeno qua nella mia città, nel negozio Thun, vendevano le uova Lind. Ma non uova Thun. Questo è della Paluani, grazie a questa mia amica Daniela del canale Ela Fashion, che vi invito, la conoscerete senz'altro tutti, però vi invito a seguirla e ad iscrivervi al suo canale perché io la seguo da tantissimi anni, ormai si può dire da quando ho aperto. E prima di tutto mi piace molto lei come persona e poi comunque non mi sono mai stancata e non mi stanco di vedere i suoi video. Quindi per chi non la conoscesse vi invito ad andare a vedere anche il suo canale, anche perché anche lei nel suo canale ha aperto delle uova. Quindi se siete qui nel mio per vedere l'apertura di quest'uovo, andate a curiosare anche la sua apertura delle uova, anche perché lei ha aperto delle uova che io non ho aperto nel mio canale. Comunque, spero Carolina, quindi Carolina Lombisani, questo video è per te. Spero che ti faccia piacere, che ti abbia accontentato. Allora, quest'uovo è un uovo da 240 grammi. Ecco cosa vi stavo dicendo, che stavo perdendo il filo del discorso quando vi ho parlato di Daniela del canale La Fashion. Io ero andata lì per cercare un uovo per lei, ma devo dire la verità, è stata una sorpresa vedere le uova Paluani. Perché sono particolarissime. Ci sono uova Trudi, poi ci sono le uova queste Thun, particolari rispetto a tutte le sorprese che ogni volta troviamo in tutte le uova. Per fortuna me ne sono resa conto, diciamo, solo ora, perché ho deciso di non comprarne altre, altrimenti forse sarebbero state le prime che io avrei acquistato. Devo dirvi la verità. Veramente, veramente particolari e diverse dal solito. Vediamo però cosa c'è all'interno, perché magari attira l'idea di vedere by Thun, uno dice magari trova un oggettino Thun e poi magari un adesivo o altro. Io non ho ancora visto video per quanto riguarda l'apertura di quest'uovo e quindi incominciamo ad aprirlo. Quindi sono 240 grammi di prodotto. L'azienda appunto è Paluani. Bellissimo il pack, è inutile dire che amo i fiocchi. Bellissimo l'accostamento di questi due colori, ma apriamo subito. Allora, il cartone l'ho già rotto, le mani le ho igienizzate. C'è questo fiocchettino qua che io trovo che sia comodo rispetto ad altri tipi di aperture, anche per poi riporlo via.
Il profumo è ottimo e l'uovo qua sotto è già rotto. Vado subito ad assaggiarlo. Ho dimenticato di cambiare inquadratura. Cambio inquadratura. Ho cambiato inquadratura. Questa è la vaschettina. Vi ripeto, era già rotto. Lo apriamo al contrario. E devo dire la verità che il regalo è carino. Ecco perché sentivo rumore. Non riuscivo a capire il rumore che sentivo, pensavo che fossero i miei bracciali, ma non giustificavano questo rumore. Allora, c'è quest'altra confezione, poi c'è questa, ed è praticamente una sveglia di quelle per la cucina, per avvisarvi, un timer, ecco, non mi veniva il nome. Allora, io l'ho messo, vediamo quando suona, velocizzerò. Do you wanna know? Adesso lo rimetterò, però non funziona. Provo un attimino. Allora, mentre ricambio l'inquadratura, vedo un attimino se suona e ve lo faccio sapere. Allora, lascio questo vetto qua per vedere se suona. Allora, è molto carino il regalo e confermo che non suona. Prima di montare il video, lo rimetterò per vedere se suona, però non mi sta funzionando. Peccato perché come idea, come sorpresa, non sarebbe niente male. Però io l'ho messa già un paio di minuti, due volte, e non ha suonato. Quindi non so se, che dirvi, se magari quello che è uscito nel mio uovo che non funziona. Prima di montare il video lo riproverò e vi scriverò qua sotto se ha funzionato oppure no. Allora, io pensavo di trovare, anche se piccolo, un piccolo oggettino Thun, però come idea regalo non è male, è anche simpatica. Bellissimo l'accostamento dei due colori. Purtroppo che riprendono poi il pack esterno perché rimane sempre di questa tonalità qua. Quindi è bello, spero che funzioni perché altrimenti lo terrò come, diciamo, di bellezza appoggiato in una mensola, non lo so ancora. Comunque, il video dell'apertura di quest'uovo termina qua. Ripeto, non me ne vogliate, non ne vorrei comprare altri, perché comunque sia tutta questa cioccolata non è che faccia proprio benissimo, anche perché possiamo mangiarla così, possiamo metterla nelle torte, ma sempre la mangiamo, quindi in forma diversa, però comunque sia viene mangiata. Suddivisa sempre tra noi cinque, però se messa in una torta o messa mangiata così, comunque sia tanta cioccolata. Quindi questo video termina qua. Io vi lascio come sempre all'outfit. E questo è il mio outfit di oggi. Sono vestita, diciamo, sportiva, perché devo recarmi ad Alghero, in quanto noi oggi è sabato, da lunedì saremo zona arancione. Quindi devo recarmi lì perché è arrivato un casco
e poi vi spiegherò cosa è successo. E quindi, poiché l'abbiamo anche già pagato, andiamo a ritirarlo, perché poi da lunedì non è possibile andare, diciamo, fuori dalla nostra città. Niente, indosso un pantalone di Bershka, sottomesso le calze quelle lunghe, o meglio pantacovent, perché ci sarà freddo. Poi ho queste scarpe che sono nuove, un nuovo acquisto, vi farò un video dove appunto ve le farò vedere, insieme al casco, che poi il mio dovrà arrivare, e in quel video vi spiegherò quello che è successo. Questo è lo zaino di Zara. Ho poi il mio giubbotto, quello da moto, che vi avevo già fatto vedere in un video, e sotto la felpa di Zara con le maniche a sbuffo, e sotto la maglia termica, quella di Decathlon. Basta, cambio l'inquadratura e così vi mostro i gioielli, il profumo e il rossetto. E rieccomi qua. Allora, ho voluto mettere il timer, prima l'avevo caricato poco, quindi l'ho voluto mettere un bel po' di più, in maniera tale che mentre io monto il video per metterlo su YouTube oggi per le 15, posso scrivervi con esattezza qua sotto se il timer funziona o no. Avrei voluto farvi sentire il suono, ma ripeto, l'ho messo due volte e non posso far durare questo video un'eternità per un'apertura di un unico uovo. Comunque vi scriverò se funziona. 9 euro, non vi ho detto il costo. Allora, il costo di quest'uovo, io non ho più lo scontrino qui, dovrebbe essere o 9,90 o 9,99. Dopo guardo, perché ho fatto una foto lì al supermercato, se mi compare il prezzo, ma sinceramente ci sono molto belli anche quelli trudi, e presumo che in quelli trudi, visto che ci sono nella foto, escano i pupazzetti in peluche. Comunque, secondo me è un buon rapporto qualità-prezzo, perché la sorpresa è bella, se funziona ancora meglio, e di conseguenza, secondo me sono anche un po' diversi dai soliti. E la cioccolata è ottima, anche quella è ottima. Niente, vi faccio vedere in velocità ovviamente quello che indosso. Lo sapete che nel mio canale gira tutto intorno ai gioielli e all'outfit, e anche al profumo, perché è un'altra delle mie passioni. Allora, quello che sto utilizzando ultimamente è Creed. Ultimamente, io anni fa usavo un profumo sempre che era Alien, e da un 4 anni, 3 anni, dai, 3 anni che non uso più un unico profumo, ma li tendo a cambiare perché devo ancora trovare il profumo che mi fa innamorare. O meglio, Alien mi piace sempre tanto, però mi sono talmente abituata a sentirlo che su di me non lo sento. A me piace sentire il profumo che indosso. Poi la tinta che indosso è Regal di Revolution. Per quanto riguarda i gioielli, i soliti orecchini Pandora che sto tenendo, vi metterò comunque qua una foto per cercare di far guarire il primo buco dell'orecchio. Qua i miei soliti cerchietti d'oro giallo che tengo sempre su fissi. L'anello Pandora che serve a bloccare questo di Dodo, dove c'è scritto "Sono il tuo Dodo", che non si vede quasi più. Poi ho i miei soliti bracciali, quelli diciamo quello che ho acquistato ultimamente in argento placcato, con la placcatura dorata, questo di Rebecca, l'uno dei 50 immancabile, e l'orologio, quello di Nixon. In quest'altro lato qua mi avvicino, così ve li faccio vedere. Questo è uno degli ultimi, è quello in acciaio con la scritta Michela. Praticamente abbiamo questo tutto il video, lo appoggio da un'altra parte con la scritta Michela, e poi tutti gli altri che mi vedete solitamente in tutti i video. Basta. Come collana ho quella d'oro con il mio nome nel cordino in pelle. Basta, tutto qua. Lo zaino me l'ho fatto vedere. Niente, noi ci vediamo domani con un altro mio video. Ciao a tutte!